Dovevi dare la pappa a Paxton e non usarla per dipingere la cucina. Sono la sorella maggiore e lui dovrebbe imparare ad ascoltarmi. E tu dovresti ascoltare lui. Devi cercare di capire le sue intenzioni e poi ti regoli. È un bambino incontrollabile. Buonasera, Polly. Signorina Mess. Anche il mio bellissimo Smiggy ti saluta. Oh, signorina, non l'abbiamo sentita arrivare. Polly, stasera la signorina Mens starà con te e Pax mentre noi siamo fuori a cena. Ma anche a me piacerebbe mangiare fuori. Scusa, tesoro, è una cenetta romantica. Grazie per la sua disponibilità. Se figuri, è un piacere. Allora, signorinella, adesso devi metterti a fare i compiti e poi... Oh! Sei pronta, Polly? Un attimo e arrivo. Non credo proprio. Ma la mamma ha detto che potevo aiutare Lila a fare la dog sitter. Se le cose stanno così, mi sembra giusto? Sì! Mi sembra giusto che la giovane imprenditrice porti fuori anche Smiggy. Se avrai finito i compiti quando sarà tornata, potrei lasciarti stare un po' con lei. Ma i compiti possono aspettare fino a... Basta, Conima! Io devo badare a te e farai quello che ti dico. Vai in camera tua e non uscire finché non avrai il mio permesso. Ci vediamo più tardi, Polly. Da questa parte. Coraggio, Shani! Cosa credi che possano farti dei granchietti? Attaccarti? Non ci credo! È come essere in un sogno sberluccicante! Questa caverna entra nella lista a posti da favola! Che mondo pazzesco che c'è sotto gli scogli! Sapevi che i granchi rubano? Ora da dove cominciamo? Tuffiamoci in mezzo ai gioielli! Beh, mi sacrificherò per amore delle perle! Meraviglioso! Lila, concentrati! Dobbiamo trovare l'anello! Giusto! L'anello! Shani, guarda che quel pallore sulla tua faccia non ti dona neanche un po'! Ragazze! Sono intera! Quando parlavate di un sogno intendevate un incubo, vero? Forza, resisti, Shani, sto arrivando! State buoni, siamo amici! L'anello deve essere da qualche parte! State indietro, furbacchioni! Sbrigati, Lila! Non posso tenerli lontano ancora a lungo! Aspetta! Forse lo trovate! Questo qui! Ma guarda che belle pietre preziose! I miei complimenti, signor Pocket! Andiamo! Si salta! Sei convinta che questa sia una buona idea, Polly? Non abbiamo altra scelta, dobbiamo salvare il piccolino! No, non ci credo! È una cosa davvero inquietante! Leoni, tigri e... gnomi! Oh, mamma! Dai, è pazzesco! Hanno bisogno di cambiare look anche le sue bambole! Immagina se avesse lei il tuo medaglione! Tutte quelle miniature sarebbero esseri viventi rimpiccioliti! Non capiterà! Non metterà le mani sul mio medaglione e nemmeno sul mio uccellino! Eccolo lì! Nessun segno delle due arpie! Dai, andiamo! Dai!
Scusa, messo! Devo passare! Ti faremo uscire da lì, non ti preoccupare! Ti voglio bene anch'io, ma dobbiamo filarcela! Ecco, Gigi, ho preso tutti i fenicotteri! Quella miniatura assomiglia molto al mio nuovo uccellino! E questa invece sembra proprio... Oh! Gigi avrà fatto una miniatura di Polly Pocket per la sua collezione. Shani, che ti prende? Il Capitano Rocco, la mia grande eroina! Ah, sei ancora in tempo per fare un selfie con lei! Incontrare il tuo mito sarà fantastico! Potere Mega Polly! Ok, sono una tua grandissima fan, Rocco. Cioè, sono una tua grandissima fan, Capitano. Capitano Rocco, forse... Capitano mio Capitano. Rilassati, Shani, andrà tutto bene. Non ti preoccupare, basta che tu le dica che mi ammiri il coraggio, la determinazione, l'abilità di scomparire nel nulla. Ma dove sarà andata? Mi scusi, avevo un appuntamento per un selfie con il Capitano Rocco. So che sono un po' in anticipo di 39 secondi per l'esattezza, ma è la fotografia più importante di tutta la mia vita. Grazie per aver condiviso con me questa storia interessante. Quello che vuole sapere è dov'è Rocco. Si sarà presa una pausa. Adesso? E quanto durerà? Non ne ho idea. Non si sarebbe dovuto allontanare per circa un'ora. Non preoccuparti, vedrai che tornerà. Ma non ha alcun senso. Il Capitano Rocco si attiene sempre al suo programma, che è molto accurato. Non mi stupisce che sia il tuo idolo. No, dai, il mio era un complimento, più o meno. Non è per quello che ho reagito così, guardate. Il suo costume deve essere stato strappato. Forse c'è stata una lotta. Pensi che sia stata rapita? Non lo so, ma non avremo risposte finché non la troviamo. Sono d'accordo. La cercheremo dopo la gara di costumi. Laila, ti ricordo che si parla della mia eroina. Più in fretta scopriamo dov'è, più in fretta partecipiamo alla gara. Non sarà andata lontano con questa folla. Dobbiamo osservare la scena dall'alto. Oh, i fumetti delle Ypsilon Girls, i droni della distruzione con in più i problemi dell'universo. Metti giù quella roba. Sono qui per comprare miniature per la mia collezione. E naturalmente per dare la caccia a Polly Pocket. Gigi, avevi promesso. Va bene. Per un giorno non penserò a lei. Potere Mini Polly. LOL, c'è scappato, la caccia è aperta. Andiamo, Gwen! Inseguire un animale selvatico è emozionante! Ragazzi, rincorrete il medaglione e io vi raggiungo! In genere sono molto restia a dare la caccia a qualsiasi creatura vivente. Magari possiamo provare a fare il verso dell'alce. Che cosa gli hai appena detto? Penso di averlo salutato. O forse ho insultato sua madre, invece. Eccomi qua! Polly! Non mollatelo! Ora gli taglio la strada. Vieni da Polly? O se vuoi, fuggi via da Polly. Andiamo da questa parte. La nostra idea non era azzeccata. Forza, Gwen! Chop, chop! Ho rispolverato le mie abilità di segugio per riuscire a prendere il medaglione nel caso in cui il GPS fallisca, il telefono mi abbandoni, tu ti faccia male e io non incroci casualmente Polly mentre se ne va in giro per la città. Adesso posso rintracciare quell'alce fuggitivo anche ad occhi chiusi. A me sembra che tu li abbia aperti, Gigi. Burro cacao, fazzoletto,
telefonino. Concentrati sulle chiavi, Polly. Hai una gomma, per caso? Sì, credo di sì. Tieni. Oh, non troverò mai le chiavi. Oh, eccole lì. Meno male. Molto bene, missione compiuta. Laila. Shani. Ragazzi, andiamo! Dov'è Pax? Oh, era proprio qui appena un secondo fa! In base alle evidenze, mi azzarderei a dire che è sparito! No! No, 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 no! Le mie scarpe a ventosa! L'ho già detto una volta e lo ripeto, quel bambino è veramente uno scalatore nato! Voi prendete Bubu, io mi occupo di lui! Prima dobbiamo tornare normali! Non importa, restiamo così! Dai, andiamo! E adesso, Pierce... Sì! Dai, che scarpe vuoi abbinarci? Salto doppio è il più difficile. Chiunque nella squadra di Devin lo sa fare. E tu sei l'unica del nostro gruppo abbastanza brava da competere con loro? Ci siamo. È il momento della verità. Anche se non sei riuscita a fare il salto, non significa che in gara non farai scintille. Aspetta, vacci piano con le scintille o rischi di bruciare la maglia o i pantaloni. E io ci ho messo un sacco di tempo a crearli. In ogni caso, forse Amal è in grado di fare quel salto. Amal! Bello, il berretto non si mette così. Capito? Va meglio ora? Nah, sullo skate devono esserci i lupi, non le papere. Scusa, ma a me piacciono. Lo sai che hanno tre palpebre che riescono a vedere a colori? Io sono Pierce e adoro le paperette. Ah, che pena. Ehi, visto che ti piacciono tanto, facciamoci un selfie. Forse tuo fratello non voleva che venissi qui per proteggerti da quel prepotente. No, è impossibile. Pierce che vuole proteggere me. Ecco dov'è! Riconoscerei il tuo stile ovunque! Oh, ciao! Tu devi essere la piccola nuova assistente di Blair! Blair! Va tutto bene? A te sembra che vada tutto bene! Scusami, hai litigato con uno dei tuoi amici o qualcuno ha rovinato la tua bellissima festa? Bella? Forse per chi mi gira attorno. Sono tutti qui perché vogliono che indossi i loro vestiti, o che collabori ai loro progetti, o per mangiare le mie ciambelline. Si comportano come se mi conoscessero, ma nessuno interessa chi sono davvero. A me interessa. Come ti posso aiutare? Qual è il tuo segreto? Il mio segreto? Sì, ho guardato le tue foto. Hai la vita migliore che si possa desiderare. Sei sempre sorridente e ti diverti con le amiche. Ah, ecco sì, in effetti. Vorrei essere felice come te. Come fai? In realtà è la mia migliore amica Polly che ha un segreto. Cioè, voglio dire, il segreto della felicità. Che cosa la rende così allegra? Beh, soprattutto il fatto di poter aiutare gli altri, ad esempio, facendo una colletta alimentare, da cui io mi sono completamente defilata. Ah, aiutare gli altri. Allora il suo segreto non c'entra con le bevande salutari?
Otterrei tanti cuori se insegnassi alla gente come fare i selfie. Nabler, Polly non pensa mai a quanto ci può guadagnare in popolarità con le sue azioni. Fa semplicemente tutto quello che ritiene che sia giusto. Ho capito, ma... Che cosa farebbe se fosse al mio posto? Qualsiasi cosa per rendere la colletta alimentare un grande successo. E per riuscirci abbiamo bisogno dell'aiuto di una star. Splendore, maestosa macchina mia immagine. Oh, non sei... Salve! Tarabocchie, come osate arrivare alle spalle del sindaco? E Grisel! Codice segreto! Fate un altro passo e sono pronta a lanciare la bolla su Littleton! La bolla? Esattamente, così l'intera città verrà sigillata in modo impenetrabile! Che cosa? D'accordo, non andremo da nessuna parte, ma lei posi quel telecomando. No, Littleton diventerà tutta mia! Salve, cittadini! Stiamo provando un sistema di emergenza a bolla per la vostra sicurezza. Non c'è nulla di cui allarmarsi. È un test per la vostra salvaguardia e tra poco sarà completato. Non c'è altro? Ciao, mamma! Ci vediamo dopo il ballo! Che cosa sta succedendo in questa dimensione spazio-tempo? Non è affatto un test, è una cosa reale, ma devo tenere la gente calma finché non la rimpicciolisco. Potere mini polli! Mossa scontata. Gwen, fase 2! Sì, capo. Che odore è questo? Ah, non lo so, ma di colpo mi sento terribilmente assonnata. Spruzza ancora l'estratto soporifero di lavanda. Benvenuti a bordo del treno del sonno. Shani, Polly, Laila, che cosa ci fate qui? Stiamo cercando il tuo razzo. Non volevo barare col mio progetto. L'ho rimpicciolito per trasportarlo più facilmente. Sì, è stata la prof a farsi un'idea sbagliata. Sul serio? Non volevi presentare qualcosa di miniaturizzato? No, sono delle piantine con i colori dell'arcobaleno. Sono saltata alla conclusione senza tutti i dati. Scientificamente parlando, ho commesso un errore. Oh, ti chiedo scusa, Polly. Scuse accettate, Shani. Non vorrei interrompere questo momento di amicizia, ma se il razzo va nel compattatore, il carburante nel serbatoio farà... Badaboom! Prendiamolo! Grisel! Saltiamo i convenevoli e datemi subito il medaglione! Mangi questi avanzi! No! Oh, così avete deciso di giocare sporco, eh? Fatevi questo tacco di martedì oggi che è venerdì! L'arma più micidiale. Vecchi calzini sudati che arrivano dallo spogliatoio maschile. Datemi il medaglione o vi riempio di calzini puzzolenti. No, no. Non sono solo vecchi putridi e letali, ma anche spaiati. Questo è un vero e proprio incubo. Potere mini polli. Gwen, seguile! Ci sto provando, Didi! Voi distraete Grisel. Io convinco l'addetto a fermare l'ottovolante.
Possiamo anche evitare di nasconderci adesso. Già, quell'orribile donna senza un briciolo di stile è andata via. Eccole. Deve fermare la giostra, c'è una vite svitata. L'unica svitata che vedo sei tu. È un piano ideato da voi nannerottole per distrarmi e poi salire? No, dico sul serio, l'ottovolante sta per crollare. Credi che una ragazzina conosca le montagne russe meglio di me? Ora sloggia, levati di torno o chiamo la vigilanza. Dove si sono nascoste le marmocchie? Adesso! Lo pagherete! Sa di stagno! Paludoso! Andiamo, nonnina, rispondimi. Ho bisogno che chiami il parco per dire che l'otto volante ha dei problemi. A me non vogliono credere perché sono troppo... L'addetto mi ritiene troppo piccola, ma non sa quanto piccola posso diventare. Potere mini polli! Eccola lì! La rotaia 64 del quadrante Q! Oh no! Vi ho beccato, marmocco!